Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo la nuova Coolpix P510 di Nikon, la ammiraglia delle bridge di Nikon. Per conoscerla meglio facciamo anche un breve raffronto con la sua sorella maggiore, la P500, macchina che ha visto la luce nel corso del 2011. Entrambe le macchine appartengono alla categoria delle bridge, quindi quelle macchine dotate di ottiche piuttosto complesse, ma che non sono intercambiabili, sono soprattutto abbinate a dei sensori compatti. Queste due Nikon detengono al momento, con molte virgolette, il record della estensione focale. La P500 l'anno scorso ci aveva fatto provare il brivido del 36x, quindi un 22,5-810 equivalente. La P510 sposta il limite del telezoom fino a 1000 mm. Una focale quasi surreale. Perde un pochettino nel grandangolo che passa da un 22,5 a un 24 mm. Dando un'occhiata molto rapida ai due corpi macchina, possiamo apprezzare alcune piccole differenze, tipo una diversa impostazione per quanto riguarda la parte frontale dell'ottica, che è un pochino più estesa nella P510, mentre il layout del resto della macchina resta più o meno invariato. Parte posteriore, come si può vedere, hanno ambedue lo stesso display basculante. Diciamo che la disposizione complessiva è più o meno la stessa, anche le dimensioni cambiano di poco. Vediamo un attimo. Riportiamo l'attenzione un po' sulla P510. Rispetto alla P500, un'altra cosa che apprezzo è un leggero aumento di peso. Stiamo parlando di circa 61 grammi a parità di configurazioni, quindi con la scheda di memoria inserita e la batteria. La batteria è un elemento che le due macchine condividono insieme naturalmente al caricabatteria, che è un elemento composito, quindi con un cavo USB che si può dividere in due parti. Interessante, come dicevo, un leggero aumento di peso, e benché le misure caratteristiche siano variate nell'ordine di pochissimi millimetri, un poco in più, un poco in meno, mi sembra che la P510 abbia una migliore ergonomia. Si riesce a tenerla un po' meglio. La P500 dà una sensazione di maggior leggerezza e sembra un po' più minuta da tenere tra le mani. Per quanto mi riguarda, preferisco avere delle macchine un pochino più ingombranti, aiutano secondo me nella fase di scatto, nel gestire la macchina. E ripeto, sono dettagli, ma sono dei dettagli assolutamente in senso migliorativo. Vediamo un po' il cuore di questa macchina. La P510 ha anche un nuovo sensore da 16 megapixel, un sensore sempre si mossa retroilluminato al posto dei precedenti 12 della P500. Le caratteristiche di base sono rimaste sostanzialmente invariate. La macchina è in grado anche di acquisire immagini video in modalità Full HD, quindi 1920x1080 punti, con 30 frame al secondo. Interessante l'aggiunta rispetto alla P500 del chip GPS, quindi la macchina potrà fare un geotag delle immagini che abbiamo scattato. È stato posizionato nella parte alta della macchina sul dorso, laddove prima erano presenti le due griglie, eccole qui, del microfono stereo. Oggi abbiamo invece il modulo GPS. I due microfoni sono stati sistemati sui lati. Sostanzialmente invariato il flash che si può aprire con questo pulsantino laterale, ne confermo le qualità, è un buon flash considerando che è un illuminatore incorporato. Presente nella parte frontale anche l'illuminatore per la messa a fuoco. Nella parte sinistra troviamo anche la seconda levetta di comando dello zoom,
che era già presente anche sulla P510, ma anche su alcune bridge della serie L. Questo comando ci aiuterà a gestire lo zoom quando la macchina la teniamo per esempio in verticale invece che in orizzontale, o quando ci sia necessità di tenere la macchina appoggiata al volto, magari quando si stanno usando le focali più spinte. Abbiamo anche qui gli altoparlanti di uscita del suono. Personalmente trovo anche che la superficie dei materiali della P510 siano un po' più gradevoli rispetto a quello della P500, appaiono un po' meno plasticosi al tatto. Nella parte superiore troviamo anche il tasto di scatto con il controllo principale dello zoom, il tasto che prima era esclusivamente dedicato alla cadenza di raffica della P500. Questo è stato sostituito oggi da un tasto di funzione che possiamo personalizzare a nostro piacimento. Lo troveremo di default impostato proprio sulla raffica, però in questo caso potremmo decidere di cambiare la funzione, di aggiungere quella che più ci piace. Tasto di accensione della macchina e il classico selettore con tutte le opzioni che possiamo utilizzare per lo scatto. Si va dall'automatico a modalità programmate, manuali, priorità di tempo o di diaframma, impostazioni memorizzate dall'utente e tutte le varie scene di cui questa macchina dispone. Nella parte posteriore troviamo un mirino elettronico che non ha ancora raggiunto i livelli di definizione di alcune concorrenti, quindi il mirino è sempre un 230.000 punti. Devo dire che nonostante una risoluzione un po' più bassa rispetto alle, non so, mi viene in mente le ultime Fuji, direi che il mirino comunque fa il suo lavoro quando c'è necessità di inquadrare da mirino. Presente naturalmente anche la regolazione diottrica del mirino. Abbiamo questo tasto che ci permette anche di visualizzare tutte le informazioni di cui abbiamo necessità sul display. Questo tasto rosso che invece avvia la modalità di registrazione del video, rispetto a prima abbiamo perso quel piccolo bilanciere. Il bilanciere è questa piccola levetta che ci permetteva di variare immediatamente la definizione o la velocità di registrazione del video, quindi potevamo passare dall'HD a Lightspeed, perché queste macchine possono realizzare dei video con delle sequenze di frame anche altissime. Viene un pochino ridotta la risoluzione del film, ma naturalmente possiamo poi giocare con il nostro video e avere, non so, le video rallentati per rendere più bella la visione del nostro filmato. Naturalmente questa cosa può essere variata tramite il menu interno. Presente anche questa rotellina per cambiare tutte le varie impostazioni, un piccolo grip gommato, questo piccolo LED che ci informa dello stato di ricarica del flash dopo aver scattato, pressoché invariata la disposizione dei tasti con tasto di riproduzione di contenuti, controllo del flash, esposizione, funzioni di macro, controllo dei tempi per l'autoscatto, il menu principale e il cestino quando dobbiamo cestinare contenuti che non ci piacciono. Entrando nel menu, qui siamo nell'impostazione automatica, troviamo la classica impostazione dei menu icon che troviamo anche sulle reflex, molto chiari, con la classica grafica nera, grigia e gialla, quindi possiamo assolutamente sbizzarrirci nella personalizzazione delle nostre impostazioni di base. Che cosa si può dire di questa Coolpix? È senza dubbio un buon upgrade della P500, una macchina che a me è piaciuta parecchio, come dicevo prima, per un miglioramento che trovo. Adesso non vorrei esagerare, però trovo abbastanza netto il miglioramento dell'ergonomia, cioè la macchina è leggermente più grande, leggermente più panciuta qua sulla base e dà veramente una sensazione di essere un po' più corposa. Sono
Sono state aggiunte delle funzioni, quindi vediamo il GPS, c'è stato un aumento della risoluzione del sensore e poi, senza ombra di dubbio, questa incredibile, veramente incredibile estensione focale che porta questa P500, 510 veramente a vedere lontano, molto molto lontano. Senza dubbio una buona macchina all-in-one che ci permette, per esempio, giusto per andare a parlare di qualche funzione particolare, anche di scattare ad altissima velocità quando abbiamo bisogno della raffica in piena risoluzione. Possiamo scattare fino a oltre 7 scatti al secondo, anche se il buffer è un pochino contenuto perché la raffica si ferma dopo 5 scatti, però abbiamo anche delle modalità sport che fanno salire in maniera esponenziale la velocità di scatto, abbassando un pochino la risoluzione. Detto questo, la macchina, come dicevo, è una macchina che trovo molto ben costruita anche da un punto di vista dell'assemblaggio, della qualità dei materiali. Abbiamo l'attacco al treppiedi in metallo, quindi particolarmente solido. Qui abbiamo l'alloggio della batteria e della scheda di memoria. Ecco, magari la scheda di memoria la si poteva collocare sul lato per rendere più immediata l'estrazione. Naturalmente anche il display posteriore che avevamo già visto sulla P500 mantiene questa caratteristica di poter basculare sul corpo macchina per aiutarci in tutte le situazioni più difficili di ripresa. Bene, direi che per questa presa di contatto con la nuova P510 possiamo fermarci qui. Una macchina che ha un prezzo poco superiore ai 400 euro, una macchina che potete trovare anche presso l'ottica Astarita di Piazza Castelli a Milano, è un negozio che ringraziamo per averci messo a disposizione la P510 della prova. Un saluto da Ivan di Paco Digit e alla prossima.